sta accadendo che c'è una forse un eccesso di attenzione mediatica a questo fenomeno che è in linea un po' con le tendenze nazionali, e però presenta delle disparità all'interno della Campania, che vede le province di Avellino e Benevento un po' al top per quanto riguarda i tassi di incidenza e di prevalenza di questi fenomeni, e mentre questi tassi sono più bassi per le province di Salerno, Caserta e Napoli. Quindi diciamo che la maggior parte di questi fenomeni sono legati a vicende che hanno dei risvolti sociali drammatici e non tanto problemi di tipo strettamente di pertinenza sanitaria. Ma questa situazione può creare una reazione a catena, soprattutto tra i giovani? Sì, si chiama effetto werterizzazione, dall'ondata di suicidi che ci fu in Europa dopo la diffusione dei dolori del giovane Werther di Goethe. In realtà c'è la possibilità che si crei un effetto imitazione. E infatti, ecco perché è preferibile che i media tendano a spiegare in maniera un po' più analitica, un po' più verticale, diciamo, questo fenomeno, piuttosto che limitarsi al semplice rilancio di agenzia. Sì, è possibile, sì. C'è un evidente cedimento del patto sociale e della coesione sociale, c'è un emergere di narcisismo ed individualismo, per cui le persone tendono naturalmente a legare, insomma, la propria vita più a bisogni di tipo materiale e meno a bisogni di tipo affettivo.